Fabio è uno dei coordinatori delle due comunità di alloggio dei minori rifugiati che sono presenti a Caltagirone. Quanti ragazzi ospitate? Noi abbiamo una capienza di 24 minori stranieri non accompagnati e 8 neomaggiorenni che devono concludere il loro percorso di integrazione. Quindi abbiamo tanti ragazzi che ci chiedono un aiuto per quanto riguarda i documenti, per quanto riguarda la formazione professionale, l'alfabetizzazione, l'inserimento scolastico, cioè tanta roba veramente. Da dove provengono principalmente? Generalmente sono ragazzi del sud sahariani, però in meno qualche tunisino, egiziano c'è pure, però la prevalenza sono ragazzi del sud sahariani. Abbiamo trovato anche qualche ragazzo del Bangladesh. Esatto, esatto. Con loro la comunicazione è ancora più difficile perché parlano poco l'inglese, poco il francese e quindi con loro è veramente difficile comunicare. Anche i nostri mediatori a volte hanno difficoltà. Però riuscite ad integrarli nella società, nella nostra comunità. Quali sono le principali difficoltà che riscontrate con questi ragazzi? Ma a volte il pregiudizio della gente non permette loro magari di fare quell'integrazione che ci siamo riproposti. Però grazie a Dio Caltagirone sta accettando questi ragazzi e li vedi quindi frequentare le classi curriculari con i ragazzi italiani, li vedi frequentare dei corsi con i coetanei italiani, quindi qualcosa veramente sta cambiando nella nostra cittadina. Questi ragazzi, tra le altre cose, si inseriscono anche nel contesto lavorativo, oltre che in quello scolastico. Qual è il supporto che materialmente date loro per non essere, ad esempio, sfruttati da quelli che sono i caporali nei campi oppure dallo sfruttamento di altra natura, sempre in ambito lavorativo? Sì, è vero. Noi facciamo anche dei corsi con loro per imparare, insegnare loro a come si fa il curriculum vitae, dare loro delle nozioni per quanto riguarda l'iscrizione al centro per l'impiego, dare loro delle informazioni sul rapporto di lavoro subordinato e quindi sui loro diritti, sui loro doveri. Quindi è normale che dando loro questa infarinatura si può evitare che possano subire dei torti da parte dei cosiddetti caporali. Al di là del mare, la terra un rifugio. È l'evento che vi vede protagonisti giorno 29 qui a Caltagirone. Sì. Questo evento da dove nasce e soprattutto perché svilupparlo dopo la giornata del rifugiato? Guarda, forse questo è il periodo migliore per fare una manifestazione del genere, perché siamo tutti figli di questa terra e forse qualcuno lo ha dimenticato e secondo me è il momento migliore per fare questo tipo di manifestazione, per avere uno spunto di riflessione sull'argomento. A tal proposito è stata organizzata una tavola rotonda per il 29 pomeriggio. Si cerca sempre di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma è difficile quando chi ci governa la pensa in tutt'altro modo.